Bici sportivi, per parlare di bici bisogna essere seri, perché ci sono tanti soldi in ballo e se no non ti credono. Quindi ho dovuto correggere, io avevo già fatto questo video in maniera un po' folle, ma era troppo esagerato, e quindi lo rifaccio in maniera seria. Su bici crono, bici triathlon, vantaggi, svantaggi in termini di watt e varie considerazioni su aerodinamica, e telai, ruote e motore. Il motore, che è la macchina umana, è una macchina fantastica. Andiamo, partiamo sul video, siamo in inverno e secondo me ci sono delle macchine fondamentali nelle quali preparare, nelle quali allenarsi, nelle quali fare potenziamento. Una di queste è questa macchina della Technogym, della quale si lavora su quadricipite, bicipite femorale, e accoppiate con degli addominali ti permette di fare un buon lavoro di potenziamento in bicicletta. Ma andiamo, seguitemi perché facciamo questo video da seduto. Quindi non mi si vede, bici. Allora, se io pedalo sulla bici da corsa, io ho una posizione comoda. Nella bici da triathlon io ho una posizione più scomoda. Quindi, per gestire questa scomodità di posizione, ho una perdita di efficienza stimata in circa 10 watt e un costo energetico maggiore stimato in 30-40 watt. Quindi questo è quello che perdo nel pedalare in bici da crono. Io ho una perdita di watt, però ho in termini di aerodinamicità legati alla velocità ho un guadagno molto maggiore. Ho un guadagno a 40 km all'ora di circa 100 watt. Quindi se io ne perdo 40, ne guadagno 100, ho un delta di watt qui a favore di circa 60 watt nel pedalare in posizione da crono, ok? E la curva con l'aria, sappiamo, più io vado veloce più l'aria mi frena. In questo ipotetico punto di impatto con l'aria che sono, quindi anche semplicemente aprire i gomiti o stare più incurvati con i gomiti, si è visto che c'è una differenza anche di qualche chilometro all'ora, e quindi sono nella galleria del vento, quindi sono particolari tecnici da curare con estrema attenzione. Io perché voglio fare questo video? Perché quando diciamo andavo un pochino più forte, passavo le stagioni proprio ad allenarmi in curva, e quindi mi allenavo molto sulla posizione da triathlon. Quindi anni ho pedalato in posizione da triathlon per trovare una posizione, un assetto e un utilizzo delle masse muscolari ottimali, per le quali io ho un principio, un concetto di utilizzo nella fase di recupero della gamba, di riuscire a coordinare con il recupero sfruttando la muscolatura addominale e il dorso del piede per poi ricaricare e quindi anche la caviglia in questa pedalata in posizione aerodinamica. Quindi mi lavoro gli addominali e bicipite femorale e quadricipite. Quindi cosa dire ancora? Che entra in gioco anche per quanto riguarda la tecnica, entra in gioco anche il consumo di ossigeno, perché a seconda di come tecnicamente sono in bici messo, riuscirò ad avere un migliore o un minore consumo di ossigeno. L'aerodinamicità
capacità da curare nei particolari, perché non solo nella superficie di impatto all'aria, ma anche nel cercare di creare attorno alla bici, gli oggetti che la bici borraccia, portoggetti vari, posizioni, vogliono cercare di creare minore turbolenze attorno alla bicicletta, queste turbolenze che tendono a frenarmi nel mio moto. Ed ecco perché, forse non lo sapete, ma se vi portate uno in scia, la persona in scia vi toglie le turbolenze dietro e c'è un vantaggio per entrambi. Quindi se uno ti sta attaccato dietro e non ti dà neanche un cambio, perché non ce la fa, tienilo comunque dietro perché c'è un vantaggio per entrambi. E quindi, che cosa dire ancora? Sui telai, un telaio da crono ti può dare a 40 km all'ora, quindi a una velocità di 40 km all'ora, un telaio da crono, quindi che ti riduce queste turbolenze attorno al telaio, ti può dare un recupero in termini di tempo di circa un minuto e mezzo. E secondo me il miglioramento, se uno è indeciso come Stefano, se comprarsi o no un'altra bici da crono, io punterei più che altro su un bel paio di ruote aerodinamiche e aggiustandoti l'assetto in bici. Come aggiustarti l'assetto? Di riportare il tuo corpo più basso, in modo da, invece a stare in posizione più alta, anche a mani basse sul manubrio, a stare più aerodinamico. E quindi nella bici c'è un triangolo, e quindi io sposto questo mio triangolo, quindi abbasso i gomiti, porto avanti la sella e la alzo. In questo modo io sposto il triangolo qui davanti. Quello che è fatto naturalmente nelle bici da crono, perché una bici da corsa ha un tubo dell'angolo piantone di 72 gradi, mentre nella bici da crono questo tubo con l'angolo piantone arriva a 78 gradi. Quindi questo tubo con l'angolo piantone ti permette di ruotarti insomma in questo triangolo entro i limiti ammessi dalla Federazione Ciclismo e dalla Federazione Triathlon sulla posizione e la posizione in sella di questi telai. Ma la velocità è importante, perché mentre se io vado a 30 km all'ora, il vantaggio può essere anche solo delle ruote aerodinamiche, può essere anche solo di un minuto. Viaggiando a 40 km all'ora io posso già avere un vantaggio di 2-3 minuti, viaggiando a 50 le stesse ruote, lo stesso mezzo aerodinamico mi danno un vantaggio dai 5 agli 8 minuti. È tanta roba, 5-8 minuti in meno. Certo, 10 km all'ora bisogna avere un motore sotto. Cosa dire ancora di particolare? Salita, vento a sfavore, vento a favore. Quando andate a vento a favore c'è appunto il vento che vi frena e quindi fate quasi quasi più fatica. Ma è particolare dire che quando trovate il vento a favore non è che uno pedala piano. Avendo il vento a favore uno spinge ancora di più e quindi quella frazione di gara a vento a favore per assurdo la fai ancora più veloce. È una cosa particolare, però se ti metti in bici, cominci a lanciare la bici, cominci a buttare giù denti, quando hai il vento a favore, invece di dire mi rilasso, ti capiterà in gara di spingere ancora rapporti maggiori. Quindi, rifacendo un attimo il punto della situazione sulle masse muscolari, quando io sono in posizione da crono, che cosa uso? Uso di più una muscolatura della spalla, del collo, delle braccia, quindi uso di più una muscolatura degli arteri inferiori che nella bici da corsa li tengo rilassati. Quindi ho questo utilizzo di muscolatura maggiore che la devo anche allenare, trovare la mia posizione giusta. E mentre per quanto riguarda anca, angolo e ginocchio, ruotando cambia il punto morto di applicazione del punto morto della pedalata e quindi io devo utilizzare
delle masse muscolari diverse, quindi userò maggiormente magari gli adduttori, il bicipite femorale, nel recupero, avrò un costo metabolico maggiore anche per questa posizione dell'anca e del femore, perché l'anca è più flessa. E questo mi porta, quindi, come ci ha detto, un maggior dispendio cardiaco nella pedalata. Mani alte sulla bici, mani in curva e mani trini in posizione da triathlon. Quindi stare già dalla posizione mani alte a mani basse, io ho un 20% di riduzione dell'attrito. Se da mani basse sto ancora in curva, ho ancora un ulteriore 15% di miglioramento. Quindi, ripetiamo, è stato sulla rivista, quanto io dico è riportato sulla rivista del CONI SDS, secondo studi fatti in laboratorio. Il dato interessante per me che è questo: è stato trovato la relazione in termini di watt. Io a stare in posizione in curva io guadagno 100 watt in termini di aerodinamicità, ma perdo un qualcosa come 40 watt in termini di posizione scomoda, di minore applicazione della forza e maggiore costo energetico, che si traduce comunque un vantaggio in termini di potenza, un vantaggio in termini di potenza di 60 watt. E adesso tutti a pompare la macchina tecnica, facciamolo vedere. Quindi questo esercizio, un esercizio dinamico, io faccio questo tipo di esercizio dinamico, serie anche lunghe, adesso l'accorcio un po' per far vedere quali tipo di addominali faccio in macchine Technogy. Faccio questo esercizio qua, su questa panca qua, anche questo è un esercizio dinamico. Uno. A me piace fare, lavorare qua su quest'altra macchina fantastica, per lavorare sul... sul bicipite femorale, il potenziale bicipite femorale, sempre sugli addominali faccio due esercizi su questa macchina qui. Questo per lavorare ancora sulle gambe, e faccio questo tipo di esercizio. Finisco come lavoro muscolare sulle gambe propedeutiche alla bici con degli esercizi di sconto dinamico, arrivando a farne 100.
c'è l'esercizio, poi apro e faccio sempre lo sconto dinamico, sumo. Ok, bene ragazzi, abbiamo visto l'allenamento invernale, l'allenamento invernale sulla bici, come parare la bici nella stagione invernale. Nella stagione estiva, che cosa andrò a fare io come allenamento in bici? Cosa vi consiglio io? Ma posso trovarmi una bella salita lunga, andare a cercare in questa salita lunga di comunque fare una salita in progressione, e lavorando, posso fare un lavoro variabile, posso andare su a fare questa salita da 20 minuti seduto, quindi da rapporto, e mentre quando faccio la discesa faccio un pezzo di discesa e poi rifaccio delle piccole salite a tutta sui pedali, quindi durante la fase di salita, quindi lavoro sulla pedalata rotonda da seduto, concentrandomi su utilizzare bene le fasce muscolari anche nel recupero della pedalata, mentre nella discesa faccio questi lavori di salita e di discesa, andando a stuzzicare, quindi andando a lavorare sul VO2 Max. E che altri lavori io faccio? Sì, nel riscaldamento, se ho una pianura o un tratto leggermente in salita, uso spesso fare le coordinazioni, quindi pedalare con una gamba sola in bicicletta, l'altra gamba la tengo leggermente indietro per non toccarmi sul pedale e pedalo praticamente con una gamba sola. Poi stacco l'altra gamba sta indietro e pedalo con l'altra, per migliorare questa sensibilità al piede nella pedalata, che poi quando la metto pedalando questa sensibilità io chiaramente riuscirò ad avere dei watt in più, invece di stare col piede a martello, dei watt in più nella mia pedalata. E che altro vi posso consigliare di allenamento? Alleniamo non solo la salita ma anche la discesa, cerchiamo delle discese con dei ampi curvoni per imparare a impostare la curva pompata. Diciamo che cos'è la curva pompata, è una curva dove che cosa farò in bicicletta? Io in bicicletta, per impostare la curva, allargo il ginocchio. Quando si vede bene non c'è un bello sfondo, vediamo così. Devo preparare una curva, io la vedo che devo preparare la curva, quindi curva interna, apro il ginocchio, apro il gomito, sposto anche la testa, ma la curva pompata è inserire il ginocchio esterno all'interno, quindi questa si chiama la fase di pompare la curva, quindi oltre ad allargare esterno e quindi fare delle piccole correzioni col braccio per dare più stabilità alla bici, io pompo la curva col ginocchio interno. Da provare, lo usano anche i bikers nel mountain bike, la curva pompata, che non è una cosa che mi sono inventato io, super verde, ma da provare, funziona. Quindi allora la discesa, se non ho grandi discese con grande curva, allora io mi scelgo una discesa non trafficata e me le faccio io le curve nel tratto rettilineo, cercando questa dimestichezza della curva, regolandomi la velocità con i freni e quindi per cercare di comunque di entrare in curva e di fare. Perché? Perché cosa succede in gara? Quando tu entri in una discesa, la gente frena, tu hai quei 2-3 km all'ora in più ad ogni curva, in uscita hai questi 2-3 km in più, hai anche un rilancio maggiore e continui a infilare gente uno dietro l'altro. Pazzesco, ma è veramente così. Quindi fare più veloce la curva non ti serve solo nell'affrontare la curva velocemente, ma mantenere una velocità di gara maggiore per infilare in continuazione gente che ha già preso. Va bene! Super Berta, video serio sulla bici, Video serio. Vi saluto e ci vediamo alla prossima publication.